Caro Max, ormai in questi anni il rapporto tra te e il pubblico bianco-nero e non solo è contraddistinto da puro amore o estremo odio. Sarà probabilmente così per la gran parte degli allenatori, ma con Max Allegri non ci sono vie di mezzo, perché non ho trovato ancora un tifoso che avesse un pensiero neutro nei confronti dell'allenatore livornese. Io ragazzi sinceramente ve lo dico, non lo considero un cattivo allenatore, per me Max Allegri rientra tra i migliori allenatori italiani e non solo. Due finali di Champions League, diverse Coppa Italia, Supercoppa Italiana e campionati vinti. Tutto questo non lo si conquista a caso, c'è però da dire che Allegri, soprattutto in queste ultime stagioni, la critica che più si è mossa nei suoi confronti è quella del non essersi pienamente aggiornato con il calcio moderno, con il calcio di questi ultimi anni. Caso vuole che quando lui lascia la Juventus, il calcio italiano, e non solo, subisce un'importante rivoluzione. Un calcio, quello italiano e non solo, sempre più fluido. Calciatori che ormai in ogni reparto non tendono a lasciare grossi punti di riferimento. E quindi un Max Allegri in difficoltà, non voglio dire che lo stile di gioco di Allegri è antiquato e antico, sicuramente però non adatto per questa nuova tipologia di gioco che stiamo vedendo in questi ultimi anni. Pensate che Massimiliano Allegri non soffre solamente nella realtà, ma anche in un videogioco, anche su Football Manager. Allegri ha contratto la contite, una malattia che ti rende inefficace all'interno di Football Manager. E questo l'abbiamo visto soprattutto nell'edizione 2024, perché ragazzi, fatemi sapere, voglio il vostro feedback, se anche a voi nei vostri save vi ritrovate un Max Allegri che vince davvero poco, sono rari i save in cui risulta un Allegri vincente, e sono diversi in cui o si ritira prematuramente o la sua carriera è veramente tragica. Dalla Juventus alla Serie B nel giro di davvero poche stagioni. Esattamente un po' come quello che accade molto spesso da diverse edizioni a questa parte con Antonio Conte allenatore, per questa l'ho voluta così definire contite. Di solito Allegri viene gestito dall'intelligenza artificiale, non qui, perché noi qui oggi siamo in un altro episodio della carriera allenatore agente, e quindi signori, dopo Stefano Pioli è il turno proprio di Max Allegri. Un piccolo recap su come funziona questo format: vi ricordo, ve l'ho detto poco fa, Stefano Pioli, primo episodio, lo trovate, quindi se volete recuperare ciò che è successo al buon Stefano Pioli dopo il Milan, recuperatevi il primo episodio dedicato a questo format. Semplicemente cerchiamo di indirizzare Massimiliano Allegri a prendere la miglior scelta possibile. E per farlo dobbiamo vedere quelle che sono le migliori squadre a disposizione. Siamo al 5 giugno 2024, queste le squadre a disposizione, più o meno interessanti. È chiaro che si effettuerà una scrematura, è chiaro che non andremo a selezionarle tutte, non andremo nello specifico nel dettaglio a vedere una squadra come il The Lions, assolutamente no. Andremo sul Chelsea, sul Siviglia, sul Benfica, io credo che siano queste le squadre adatte a Massimiliano Allegri per potersi riprendere, ripartire, ha comunque un'ottima reputazione, sono squadre secondo me realistiche che potenzialmente potrebbero davvero prendere in considerazione proprio Massimiliano Allegri. Tra l'altro, fatto vero, qualche giorno fa Allegri sembrava essere davvero molto vicino come nuovo allenatore, nuova guida del Benfica, poi non se ne è fatto più nulla. E quindi questa possibilità rimane solamente all'interno qui su Football Manager. Inizia il video, andiamo quindi nel dettaglio a vedere queste tre squadre: Chelsea, Siviglia e Benfica. Se vogliamo analizzare bene tutto e se avete intenzione di replicare questo format, dovete inserirvi forzatamente. Fate un save a parte, tenetelo lì, solamente per guardare nel dettaglio queste tre squadre. Potenzialmente potete farlo per tutte le squadre a disposizione, ma siccome vedevo in Benfica, Siviglia e Chelsea le squadre più adatte per Allegri, allora ho fatto tre save, uno forzandomi come allenatore del Benfica, uno forzandomi come allenatore del Chelsea e l'altro, beh, insomma, avete già capito, da allenatore del Siviglia. Siamo in Portogallo, come ho detto, questa poteva essere davvero la squadra vera per Allegri, così poi non è stato, ma vediamo intanto prima di tutto il campo e poi andremo ad approfondire altri aspetti come il mercato e le finanze. Guardiamo il campo e guardiamo lo schieramento, il modulo Allegri. Allora, qui siamo su FM, non è la realtà. Se andiamo sul profilo di Allegri, la difesa 3 è il suo modulo preferito, che in parte possiamo dire sì, essere stato il suo modulo alla Juventus, ma Allegri lo ricordiamo anche con il 4-3 o anche con altri moduli, con il 4-4-2, insomma, sono diversi gli schieramenti utilizzati da Max. Essendo però un gioco, qui ci sono delle preferenze, queste preferenze non possono cambiare purtroppo, è una cosa che mi auguro poi che possa così verificarsi in una nuova edizione di Football Manager. Qui è difesa 3 e difesa 3 rimarrà. Poi nel corso della partita possono cambiare, lo sappiamo, però
parte quasi sempre ed esclusivamente con questo modulo. Non è la riproduzione del modulo di Max, io semplicemente, giusto per capire se a livello numerico, se per una questione di giocatori adatti al ruolo, ho riprodotto un modulo con la difesa 3. Ma non guardate i ruoli, non guardate le istruzioni, perché non c'è nulla, sono semplicemente, è un disegno, è semplicemente un disegno che riproduce la difesa 3. E quindi già qua, insomma, ci rendiamo conto che a livello di calciatori che si possono adattare a questa tipologia di modulo, a questa tipologia di disegno, ci sono, non mancano al Benfica. Qui è stato poi anche fatto una selezione molto veloce, molto rapida sui migliori calciatori, quindi si è tenuto conto sia della posizione sia anche poi della forza, della qualità del CA da parte di questi calciatori. Questa è una squadra che potenzialmente ha tutte le caratteristiche per poter giocare con la difesa 3. Abbiamo anche, lo vedete, una rosa lunga fatta da calciatori che magari sono in questo momento in prestito, come ad esempio Tengsted, che lo stiamo vedendo protagonista nel nostro campionato in Italia con il Verona, o Pereira, o Santos. Insomma, sono tanti i calciatori che ha questa squadra a disposizione, quindi anche il numero di calciatori in rosa non sarebbe un problema. È una squadra adatta, è un campionato che mi piace, è un campionato che ha principalmente tre superpotenze, Benfica, Porto e Sporting Lisbona, seguono poi ogni stagione delle nuove realtà più o meno affermate, c'è anche ad esempio il Braga, però tendenzialmente sono queste tre le squadre più attrezzate in Portogallo. Guardiamo i soldi, la stagione è praticamente appena finita, ci sono soldi per fare mercato. Teoricamente questa squadra dovrebbe anche avere, e lo vediamo già, delle clausole, dei soldi che gli aspettano da diverse trattative, più o meno famose, più o meno importanti. Per esempio, questa squadra deve ricevere ogni anno 7 milioni come rate dal Liverpool, poi altri bonus che si andranno poi a concretizzare in caso di vittoria Premier o vittoria Champions. Lo stesso anche Gonzalo Ramos, ci sono una serie di bonus dove il Benfica può così beneficiarne, quindi l'aspetto soldi non sarebbe un grosso problema per Allegri. La squadra ha diversi soldi, ha un'ottima situazione a livello di finanza in generale, vediamo un fantastico saldo in banca, quindi insomma è una realtà interessante quella del Benfica, che va sicuramente presa in considerazione. Benfica che si assicura, tramite vittoria del campionato, l'accesso diretto alla prossima edizione della Champions League e anche da testa di serie, quindi non ci sarebbero grossi problemi, Allegri rimarrebbe comunque in un contesto europeo, in un contesto molto importante. E poi c'è il Chelsea, che pochi giorni fa ha esonerato proprio un allenatore italiano, Enzo Maresca. Il Chelsea nella realtà ha già vinto un trofeo, la Coppa Meme Calciomercato Estate 2024. Hanno comprato letteralmente chiunque e hanno praticamente formato una rosa di soli portieri. Le difficoltà le conosciamo, una rosa lunghissima e, considerando i giocatori più importanti, più titolari, rimane comunque un passo due indietro rispetto alle superpotenze del calcio inglese. Rimane comunque un club storico, rimane comunque un club con una reputazione a livello mondiale, le strutture di allenamento con le giovanili, l'afflusso giovani, lo vediamo, è praticamente tutto massimizzato, e le finanze, beh, sicuramente quelle non sono un problema. Se proprio vogliamo parlare di problemi, beh, come non possiamo non citare la lunghezza della rosa, l'esagerata lunghezza della rosa. Questo però, almeno all'inizio, non è un problema, anzi è un enorme vantaggio per Allegri, perché a sua disposizione ha diversi calciatori, può letteralmente scegliere i migliori per posizione per ricreare il suo 3-5-2. Qui banalmente, solita scelta della miglior formazione possibile, ma le alternative sono tante, quasi infinite. Allegri sicuramente è ottimo gestore, l'ha dimostrato con la sua lunga esperienza alla Juventus, l'ha dimostrato anche più giovane ai tempi del Milan, di quando vinse il campionato. Vedremo però se questo saper gestire un gruppo di grandi calciatori, in questo caso non solo perché ci sono anche delle grandi giovani promesse, saprà farlo nel migliore dei modi con una rosa però così lunga. Qui notiamo solamente quella che è la prima squadra con qualche calciatore che è in prestito. Vi ricordo però che il Chelsea ha tanti calciatori che sono stati poi forzati, perché sarebbe stato impossibile tenerli in prima squadra, nell'Under 21, nella squadra, in questo caso nella realtà più che Under 21, Under 23. E qui però notiamo diversi calciatori che farebbero comodo a qualsiasi prima squadra di Premier League. Da una parte il Benfica, che vuole vincere assolutamente il campionato portoghese, vuole confermare le ottime prestazioni di questi ultimi anni in Champions League. Dall'altra abbiamo il Chelsea, squadra che ha fatto un mercato faraonico, squadra che ha speso tantissimo anche all'interno di FM e che continuerà a farlo, se nella realtà è probabilmente anche in questo save. L'obiettivo sicuramente è un attimino più complicato, perché il campionato portoghese, come abbiamo già detto prima, il livello non è esagerato, soprattutto per una squadra come il Benfica. Discorso contrario per il Chelsea, tanti calciatori, tanta qualità, ma anche poi da parte delle altre avversarie come City, Liverpool e via dicendo.
Qui invece un'altra soluzione, un'altra possibilità, probabilmente la squadra con meno pressione in assoluto. Sicuramente non è ammissibile il fallimento grave, ma una posizione, magari non per forza tra le prime quattro, potrebbe essere presa anche in maniera positiva. E stiamo parlando della possibilità del Siviglia. Qui ci ritroviamo un ottavo posto appena conquistato e questa squadra nella stagione passata, 22-23, viene da un triste dodicesimo posto. La peggior posizione in classifica degli ultimi 20 anni per questa squadra. Le finanze non sembrano essere un problema, c'è un discreto budget trasferimenti, naturalmente si può fare compravendita, quindi comprare e vendere calciatori, c'è un 80% del guadagno dalle cessioni, sicuramente non è il 100%, ma è una situazione che può facilmente migliorare, anche perché questa squadra, come vi dicevo, non riporta alcun problema finanziario, debito netto zero, quindi è una squadra senza debiti che sta bene economicamente. Ma a differenza di Benfica e Chelsea, è forse la squadra che deve muoversi di più nel mercato in entrata, perché se guardiamo quest'11 ci può assolutamente stare, ma sono due i principali problemi. Sicuramente una fascia destra con un'età troppo avanzata, perché sia per quanto riguarda Navas, soprattutto Navas, ma anche Montiel, secondo me va svecchiato quel reparto. La difesa dietro è perfetta, i nomi sono fantastici, probabilmente ad ora credo che sia una delle migliori difesa 3 viste in questo video tra Marçal, Badet e il francese Nianzou. Però ci sono solamente loro, perché poi dietro le riserve praticamente non ci sono, quindi va sicuramente portato qualcosa di più in quel reparto. E anche là davanti, secondo me, qualcosa va comunque toccato, modificato. Ricordiamo un budget di esibizione di solamente quasi 10 milioni, una squadra costretta a vendere se vuole investire, salvo sorprese future, ma non previste da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Sicuramente è una buona alternativa, è una buona soluzione, con meno pressione, ma con più difficoltà probabilmente nel fare mercato. Scelta presa, forse scontata, ma mantenere viva la tradizione italiana. Quando si parla di Londra, Londra, sponda blues, si parla praticamente italiano, soprattutto quando si tratta di allenatori, perché dopo Maresca, dopo Vialli, dopo Zola, dopo tantissimi, tantissimi, non neanche così tanti, ma Conte, insomma, tanti allenatori italiani, da calciatori ad allenatori a membri dello staff, Max Allegri al Chelsea. Ci siamo ragazzi, ci siamo 20 luglio 2024, Allegri appena arrivato a Londra, vediamo se il Chelsea già si è mosso nel mercato in entrata. Ebbene sì, in realtà qua ci sono più che altro delle conferme, quella di Sancho, quella di Paez e quella di Estevao, ma un mercato appena iniziato e già quasi 100 milioni spesi. Ritroviamo anche poi un'importante cessione, quella di Chalobah, per 48 milioni e mezzo all'Al Hilal. È un Chelsea però che non giocherà in Champions League, sarà l'Europa League, la prossima competizione che vivrà tra qualche mese Max Allegri e poi, come normale, giusto che sia, FA Cup e Carabao Cup, le altre due competizioni del campionato inglese. Contratto quello di Allegri triennale, uno stipendio in realtà non esagerato, mi aspettavo sinceramente uno stipendio maggiore, invece siamo sotto i 4 milioni, sono diversi gli anni firmati appunto in questo accordo, vedremo se sarà esonero, vedremo se poi Allegri andrà via, perché poi naturalmente noi dovremmo prendere questa decisione se lasciare il Chelsea oppure no, salvo naturalmente un esonero, perché quello non possiamo farci nulla. Se Allegri non fa risultati, è giusto anche che la dirigenza possa tranquillamente cacciarlo. Vediamo cosa ha ottenuto in questa sua prima stagione a Londra. Prima però calciomercato e Allegri ha fatto spesa, ha fatto compere. Da un'italiana, dall'Atalanta in questo caso, si assicura un giocatore che per il modulo di Allegri, per come gioca, secondo me ci sta benissimo. Tra l'altro, se non ricordo male, è anche proprio cercato da Allegri ai tempi della Juventus. Stiamo parlando del brasiliano Ederson dell'Atalanta, ex Salernitana, calciatore che può svolgere diversi ruoli. L'abbiamo visto soprattutto con Gasperini svolgere diversi ruoli, dal mediano al centrocampista e a volte anche da trequartista, anche se la posizione più avanzata probabilmente l'abbiamo visto quando giocava alla Salernitana. Ederson, ragazzi, straordinario. Ederson è veramente uno di quei calciatori che su FM e non solo, anche nella realtà andrebbero bene in qualunque squadra. Va molto bene al Chelsea, dove ha giocato praticamente sempre, quindi un acquisto che finalmente viene valorizzato, viene utilizzato a differenza di quelli del Chelsea della realtà. E per come gioca, come abbiamo detto, porta tante alternative, non infinite, però sicuramente Allegri gioca col mediano e lui può giocare in quel reparto, gioca con due centrocampisti, Ederson può tranquillamente adattarsi bene in mezzo al campo, perché offre, ormai questa è la mia frase classica di quando parliamo, di quando commentiamo questo genere di calciatori, quantità e qualità allo stesso tempo. Questo è un colpo da Chelsea, perché lo vedrai bene anche nella realtà, soprattutto pensando
ai costanti fastidi di Rhys James, problemi che ha muscolari nella realtà e probabilmente anche nel gioco, Jeremy Frimpong, e poi oltretutto caratteristiche fisiche da pura Premier League, quella accelerazione, quell'agilità, quella velocità. Squadre che in Inghilterra hanno facilmente, subiscono facilmente dei cambi repentini di fronte, Frimpong secondo me è veramente perfetto. Sicuramente adatto per come gioca Max. Sappiamo insomma che magari a differenza di altri allenatori che usano la difesa 3 per come lavorano con gli esterni e con i quinti, il lavoro dei quinti di Allegri è un attimino diverso, magari con calciatori meno alla Frimpong. Detto questo, comunque secondo me ha trovato un'ottima soluzione, un'ottima alternativa, perché ha pensato probabilmente a come gioca Allegri, ma anche al contesto. Quindi il contesto Premier League con quelle fisiche e tanta roba, e anche per come gioca Allegri, secondo me, tutto sommato, può andar bene. Manca però puramente nelle qualità tecniche. Questo è un calciatore di strappo, di puri strappi, di puro cercare di andare a saltare l'uomo, a creare superiorità numerica. Guardando il numero di presenze, 11 dal primo minuto, 11 dalla panchina, meno rispetto ad Ederson, ma il motivo è semplice. Ederson è arrivato a settembre, l'ultimo giorno di calciomercato. Frimpong è arrivato a gennaio, quindi durante la sessione invernale. Di conseguenza è normale, insomma, le presenze sono giustamente di meno. Il re del cortomuso in Premier League. Fa strano, stiamo parlando di un campionato che porta storicamente tanti gol con un allenatore che storicamente non segna tanto e subisce poco. Questo il risultato della prima stagione in Premier League: Chelsea tristemente all'ottavo posto. Non è andata bene, non è andata bene, sicuramente non è quello che Todd Boehly si aspettava da parte di Max Allegri, perché si aspettava giustamente qualcosa in più a livello di posizione, invece praticamente stessa posizione della stagione passata. Un mese tragico, quello di ottobre, contraddistinto da sole sconfitte. Non meglio il mese di novembre, perché è solo risultato positivo in più rispetto a quello di ottobre, il pareggio contro l'Everton 2-2, poi sconfitta contro il Newcastle e sconfitta addirittura contro il Burnley per 2-1. Arriva la ripresa nel mese probabilmente più complicato, e qui però ragazzi, Max, il gestore, quello che sa adattarsi, quello che sa sicuramente trovare poi anche una soluzione in un contesto non facile, in un contesto difficile, con una squadra che veniva praticamente da sole sconfitte. Qui però anche la fortuna, e probabilmente questo è stato il fattore che ha determinato tutti questi successi, il Chelsea ha una rosa lunga. Quindi in un momento di difficoltà, in un momento dove perdi morale a terra e hai subito tante sconfitte, ma devi giocare tante partite, qui bravo Max, perché ha trovato i ricambi giusti per far ritornare il Chelsea alla vittoria. Mese di gennaio, una sola vittoria e due sconfitte, e poi insomma un andamento troppo altalenante, perché non ci sono stati mesi consecutivi vincenti, non ci sono stati mesi consecutivi vincenti, mesi positivi, mesi estremamente positivi, troppi alti e bassi, e questo giustamente ha portato poi all'ottavo posto finale. Triste sconfitta contro il Chelsea di Guardiola in FA Cup, 3-1, i Blues non sono praticamente mai scesi in campo. E trionfo invece nella Carabao Cup, perché contro il Wolverhampton a Wembley il Chelsea trionfa per 2-0, Romeo Lavia e Sterling a deciderla. Petrovic in porta, Fofana da braccetto, Disasi, difensore centrale, Badiashile, il difensore che imposta, i due quinti, due esterni completi, James e Chilwell, in mezzo al campo non un regista ma un centrocampista difensivo, Caicedo, e poi il centrocampista di quantità, Ederson, affiancato a un centrocampista centrale con compiti offensivi, Enzo Fernandez, là davanti, fantasia, qualità, trequartista nel ruolo di attaccante Nkunku, punta completa, Raheem Sterling. Questa è la formazione, questo è il modulo di Allegri, utilizzato dove? In finale di Europa League. Contro l'Aston Villa, quindi una partita giocata contro una squadra inglese, e qui il vantaggio Chelsea, sviluppo di rimessa laterale, una deviazione sfortunata, quella da parte di un difensore dell'Aston Villa che ha permesso al tiro di Nkunku di finire in porta. La risposta però da parte di Villens con Okafor in uno scambio tutto formato da ex Serie A tra Ngonge e l'ex attaccante No Okafor del Milan. Siamo sempre nel primo tempo, capitan McGinn, il sinistro dalla distanza, Petrovic probabilmente non posizionato benissimo, difesa del Chelsea che commette qualche ingenuità. Il vantaggio dell'Aston Villa è solamente momentaneo, perché poi nella ripresa la qualità da parte di Raheem Sterling, scavetto contro il Dibu Martinez, è risultato di 2-2. Siamo però al minuto 60, Watkins, bello scambio, ancora una difesa
del Chelsea troppo fragile in questa finale, dove sicuramente la tensione e la pressione è ai massimi livelli. Però il gol di Watkins al minuto 60, la risposta ragazzi, nemmeno un minuto dopo, bellissimo traversone da parte di Reece James, fantastico, il colpo al volo da parte di Nkunku, la partita poi si conclude ai calci di rigore, perché sì ragazzi, non bastano i tempi supplementari, non bastano i tempi regolamentari, l'errore decisivo da parte di Ngonge, Joao Felix che ne approfitta, e il Chelsea, tramite gli sbagli dei calciatori dei Villains, riesce poi alla fine a vincere l'Europa League, a tornare a vincere in Europa, a tornare a vincere in Inghilterra. È stata una stagione deludente in campionato, è stata una stagione però che, Coppa parlando, tranne FA Cup, è stata ottima per Max Allegri. Max però deve ringraziare la dirigenza, perché ha secondo me rischiato più volte l'esonero. Non ho in realtà mai visto un Chelsea durante la simulazione con una panchina a rischio, però ha vissuto dei momenti molto difficili. Deve però ringraziare la Carabao Cup, che non si è giocata a fine stagione ma si è giocata durante, e quello può aver portato una maggiore serenità dalla dirigenza e quindi il non volerlo esonerare. E poi una squadra che in Europa League il percorso è stato comunque convincente, perché andando a vedere i risultati ottenuti in Europa League, il Chelsea ha fatto veramente molto molto bene. Praticamente ha vinto la competizione senza mai perdere nemmeno una partita. Nkunku è stato quello che ha segnato di più. Beh, Nkunku tanta roba, perché come vediamo anche dalla scheda è un calciatore che può essere utilizzato in diverse posizioni. Noi l'abbiamo visto letteralmente solo da attaccante nel ruolo di trequartista, potenzialmente però può giocare sulla tre quarti, secondo me è il suo ruolo naturale, e poi anche volendo adattarsi a una posizione un attimino più bassa. Non mi sono messo a guardare le panchine libere, perché sinceramente non ho voluto minimamente pensare a un addio di Allegri dal Chelsea. Poteva lasciare da vincente, certo, ma lasciava che cosa? Lasciava un mondiale per club che si doveva giocare, una Supercoppa europea, una possibilità di ritornare a giocare, a convincere in Champions League, e soprattutto poi un mercato che inevitabilmente avrebbe portato più calciatori, più movimenti e più calciatori adatti proprio allo stile di gioco di Allegri. Quindi un altro anno a Londra, confermato, secondo anno con Allegri alla guida dei Blues. Il nuovo mondiale per club, una competizione che avremo modo di vedere proprio nell'estate 2025. Allegri e il Chelsea non si comportano malissimo, però quando, neanche quando si alza l'asticella, perché comunque sia Inter che Paris Saint-Germain sono delle ottime avversarie, c'è però il maledetto City che Allegri, sappiamo le difficoltà avute sia in FA Cup sia in campionato, non ha praticamente mai vinto, ed è ancora vittoria Citizen nei confronti del Chelsea Max Allegri, perché ai quarti, anzi in semifinale, il City di Guardiola vince per 1-0. Un mercato, signori, godurioso, bellissimo. Partiamo dal primo colpo, John Stones. E già qui, ragazzi, per me il mercato si può chiudere, perché per le cifre spese, ragazzi, questo è un affare, pagato solamente 35 milioni. Ora è vero, gli anni passano anche per John Stones, perché l'età è 32. Con queste caratteristiche, però, ragazzi, può ancora tenere, può ancora giocare ad alti livelli. Allegri si prende probabilmente uno dei migliori difensori presenti in Inghilterra in questo momento. John Stones può veramente portare quel qualcosa in più alla difesa Blues, che nella passata stagione ha decisamente subito troppo. Il Chelsea compra un attaccante al Brasile, e fin qui non è affatto una novità. Il Chelsea però a suo giro prende un attaccante affermato al Brasile. Forse questa è la novità, perché Gabigol torna in Europa. Non torna in Italia, ma va in Inghilterra, il suo primo anno in Inghilterra, ragazzi, che inizio. Qui abbiamo solamente 3 partite, 4 in realtà. Beh ragazzi, 4 presenze, 4 gol per Gabriel Barbosa, per gli amici. Adesso anche inglesi, Gabigol. Il Chelsea compra un portiere, anche qui non è una novità. Il Chelsea però compra un portiere che usa, utilizza, ed è il titolare, il nuovo titolare per la porta del Chelsea, Diogo Costa, preso dal Porto. E qui però si sono spesi i soldi, ma ragazzi, va bene, finalmente forse il Chelsea, dopo mille portieri, decise di prenderne uno, buono, spendendo tanto, quasi 100 milioni, ma lo usa. A differenza di altri, Diogo Costa è il nuovo titolare. Nella realtà non ho ancora capito il motivo della cessione di Mason Mount al Manchester United. Il gioco però fa giustizia, Mason Mount torna a casa. Torna al Chelsea, un colpo ottimo, perché manca anche questo al Chelsea, manca anche questo in molte società di Premier League. Senso di appartenenza. Un tifoso Chelsea, Mason Mount, torna a casa. Rimaniamo sempre in mezzo al campo con un'operazione che un po' ci ricorda quanto fatto da Allegri nella passata stagione con Ederson. Questa volta però italiano, e quindi va, è un calciatore che conosce il campionato, che conosce la lingua del mister, che esattamente come Ederson ti porta quantità e qualità nello stesso tempo. Stiamo parlando di Davide Frattesi, prestito con obbligo di riscatto. Uomini giusti, grandi risultati. Perché è una bella rivincita quella che si prende Allegri nei confronti del City. Nella Supercoppa UEFA, campioni di Champions League contro i campioni dell'Europa League, trionfa l'Europa League del Chelsea di Max Allegri
3-2 il totale, la doppietta di Nkunku e il gol decisivo di Caicedo. Incredibile ma vero, ma il calciomercato in entrata e in uscita praticamente si è fermato solamente in estate. Fantastico, queste sono le cose che bisogna fare. Se ci devono essere aggiustamenti, sì, ma non deve essere qualcosa di forzato nella sessione invernale. Il Chelsea spende 132 milioni di euro, ne guadagna 44,5, perde la figura di Sterling e basta come calciatori importanti. Poi sicuramente ci sono delle operazioni secondarie, ma definiamole anche primarie, come esempio l'addio di Modric, l'addio di Neto, l'addio di Sancho. Ma nel Chelsea Max Allegri nella passata stagione sono calciatori che non abbiamo praticamente mai visto. Un sacco di competizioni in questa stagione, l'FA Cup, eliminazione quarti di finale contro l'Arsenal nel derby, Carabao Cup, eliminazione, la rivincita dei Villains, perdiamo solamente al terzo turno, la vittoria nella UEFA Super Cup, l'eliminazione agli ottavi di finale, il Chelsea non se la cava benissimo in Champions League, pochi gol, un solo protagonista, un Kunku protagonista insieme a Barbosi, invece in campionato dove c'è un netto miglioramento rispetto all'ottavo posto della passata stagione, perché si conquista la Champions non tramite vittoria dell'Europa League ma tramite posizionamento finale in classifica, ma è ancora troppa, esagerata, immensa, oserei dire, la distanza che separa la quarta posizione, in questo caso il Chelsea, dal City primo che conclude il campionato con ben addirittura 93 punti. C'è poco di Max Allegri, la difesa in queste due stagioni è andata molto spesso in difficoltà, nella prima stagione ha subito 37 gol, nella stagione appena conclusa ne subisce 3 in più, è migliore però poi il risultato finale perché sono più i punti ed è comunque un quarto posto conquistato. Comunque sia un Allegri che non ha floppato, non se l'è cavata male. È stato comunque un miglioramento, è stato un percorso diciamo in crescendo, ha comunque portato a casa ben 3 competizioni, ben 3 coppe e non era affatto scontato. Sinceramente però, oggettivo, onesto, mi aspettavo qualcosa di più in campionato, soprattutto visto anche l'ultimo mercato fatto. Le difficoltà, ragazzi, sono sempre quelle, avere a che fare con una rosa così lunga, perché vedete appunto io vado giù col cursore ma non finisce mai, non c'è una fine, perché sono veramente tanti i calciatori che ha in questo momento il Chelsea a disposizione, alcuni vediamo Under 21 come disponibile per l'Under 21, si allenano in prima squadra ma poi giocano effettivamente con l'Under 21 per avere poi comunque una forma partita, una condizione comunque giusta, degna per poter eventualmente in emergenza giocare in Premier League. Però è comunque complicato, una rosa più corta avrebbe sicuramente dato una maggior mano ad Allegri, anche se magari con meno alternative, ma con i calciatori giusti e con una rosa comunque normale. Il Chelsea in questo momento, sia nella realtà che nel gioco, non è un contesto normale. Max in questi anni ha provato a renderlo tale, ma di lavoro, di strada, è ancora purtroppo ancora tanta tanta lunga. E quindi è anche giusto guardare delle eventuali alternative, delle eventuali soluzioni. Uno in particolare mi ha colpito. Un possibile ritorno in Italia alla guida dell'Inter. Abbiamo ancora Marotta presidente, quindi sempre probabilmente OK3 a gestire un po' l'Inter in generale. Ma vediamo un po' l'Inter in questi anni che cosa ha ottenuto, dal momento che sono comunque passate due stagioni. Intanto, a sorpresa, vince la Champions League. Stagione 23-24, i nerazzurri sono campioni d'Europa per la quarta volta. Vincono il campionato esattamente come nella realtà, ma non c'è stato poi un 21esimo scudetto, rimaniamo comunque 20 e alla recente seconda stella, ha vinto la UEFA Super Cup poi nella stagione dopo la vittoria di Champions League, vince la 10ª Coppa Italia, stagione 24-25 si porta a casa anche la Coppa Italia. Qui siamo troppo distanti dalla realtà, 160 milioni di disposizione nel mercato in entrata, mamma mia, si vede che Football Manager, si vede che è un videogioco, però questa può essere tranquillamente una conseguenza della vittoria della Champions, a delle cessioni importanti, a degli introiti arrivati da tutti questi successi. Tanti soldi a disposizione per Allegri, è interessante. E questo il miglior 11, naturalmente come sempre forzando il disegno 3-5-2, modulo preferito di Allegri, questo è quello che ci troviamo. Allora, intanto partiamo da una cosa, non ci sono stravolgimenti, la coppia d'attacco è rimasta, i due quinti sono rimasti, Dumfries in realtà non è più titolare ma è comunque un calciatore valido, Di Marco è titolare ed è rimasto Bastoni, è rimasto Pavard, è rimasto Barella, è rimasto lo stesso Sommer, e un Inter che riparte da delle certezze, però con un potenziale enorme perché ha a disposizione un sacco di soldi per far mercato. E Allegri accetta l'Inter, come può non accettare l'Inter? Assolutamente, tra l'altro accetta anche uno stipendio che è praticamente poco più del doppio rispetto a quello che percepiva Londra Sponda Blues. All'Inter per 3 anni, stesso contratto, stessa durata, ma con uno stipendio diverso rispetto al Chelsea. Anche il mercato Inter promosso a pieni voti, partiamo dalla prima operazione, Allegri vuole sempre comprare un nuovo difensore, prende un ex calciatore della Premier League, un ex calciatore della Serie A, perché torna in Italia Kivior.
Ero un po' telefonata questa operazione, perché comunque mi ha stupito vedere ancora Sommer tra i pali, Sommer come primo portiere. Serviva però giustamente un ricambio, serviva un nuovo primo portiere, è arrivato e anche lui torna in Italia, Guglielmo Vicario. E poi ragazzi, io qui alzo le mani. Cioè, credo che sia l'operazione più bella di questo experiment, l'operazione più bella da quando porto experiment in generale su FM. Federico Valverde all'Inter in un'operazione da prestito con obbligo di riscatto. E l'Italia, ragazzi, lo sappiamo, è il regno, il suo regno, il regno del cortomuso. Solamente 23 gol subiti. L'Inter di Allegri è campione d'Italia con solamente 2 punti in più rispetto alla Juventus, ma bastano 86 punti per essere campione d'Italia. 21esimo scudetto è nerazzurro, ma soprattutto è di Max Allegri. Vittoria sì, col brividino. Anzi, altro che brividino, brividone, perché l'Inter letteralmente a maggio è crollata. Io nella simulazione vedevo risultati, vedevo sconfitta con la Juventus nello scontro diretto, pareggio con Lecce, pareggio con la Fiorentina, sconfitta all'ultima giornata col Bologna, ho detto Max, eh no, perderlo così assolutamente no. Nonostante un mese contraddistinto da 0 vittorie, scudetto, come abbiamo già detto e visto, è nerazzurro. C'è però anche da vedere come è finita in Supercoppa Italiana la finale, questa contro il Milan. L'Inter la sblocca così con Di Marco, che è praticamente il bomberone della Supercoppa Italiana, soprattutto quando affronta il Milan, perché trova il suo secondo gol in questa competizione. Lo trova anche Thuram, il suo primo nella Supercoppa Italiana. Thuram e Di Marco la decidono, il derby di Supercoppa è dell'Inter e Allegri si porta a casa un altro trofeo. Tra l'altro, come possiamo notare, anche delle similitudini a livello di posizione che abbiamo visto anche commentando la formazione del Chelsea. La presenza, la conferma di 2 esterni completi, quando si parla di quinti si parla di esterni completi, quando si parla di mediano si parla di centrocampista difensivo, l'utilizzo forzato dei braccetti e del difensore che imposta, e poi non può mancare quella quantità e qualità formata da Barella. A differenza però del Chelsea dove Enzo Fernandez era centrocampista, qui Valverde è un po' come quello che vediamo a Real Madrid, più mezzala. Là davanti uomo d'area e attaccante che pressa. Molto bravo Allegri nel valorizzare i 2 attaccanti. La fortuna anche di averli avuti praticamente sempre a disposizione. Marcus Thuram conclude la stagione con 31 gol e 5 assist. Lautaro Martinez non è da meno perché dove sono mancati i gol sono arrivati però gli assist. 4 in più rispetto a Thuram, 9. Diversi gol in meno, 4, 27. Come col Chelsea non mi sembrava giusto guardare altre squadre, altre soluzioni. Allegri è giusto che rimanga all'Inter perché ha ancora la Supercoppa, perché giocherà nuovamente in Champions, ha modo comunque di confermarsi perché abbiamo visto comunque far bene, è una rosa competitiva, abbiamo visto che l'Inter ha tanti soldi, però tutti questi soldi non si sono visti nella nuova stagione perché siamo passati da un mercato importantissimo a un mercato a zero, dove però non è mancata l'intelligenza, perché l'Inter, come nella realtà, ha dimostrato anche con pochi soldi di prendere calciatori giusti. Lo fa assicurandosi le prestazioni di Marquinhos, parametro zero preso dal Paris Saint-Germain, un calciatore che può ancora giocare, può ancora dire la sua, anche lui ritorna in Italia dopo l'esperienza alla Roma, e poi un calciatore che proprio in questi giorni l'abbiamo visto al Parma, Mandela Keita. È un nuovo centrocampista, non del Parma, ma nerazzurro. Calciatore che sicuramente vedrà il campo meno, perché quel centrocampo, Barella, Valverde, insomma, è difficile poi da andare a sostituire. Però Mandela Keita può essere sicuramente un buon rincalzo, una buona riserva. Seconda stagione di Allegri alla guida dei nerazzurri. L'Inter subisce qualche gol in più. Conclude il campionato con 30 gol subiti, con però 78 gol fatti. Ma con addirittura un punto in più in classifica rispetto agli 86 precedenti, quindi 87 punti. Sarà bastato? È bastato, direi di sì. L'Inter ancora campione d'Italia. Secondo scudetto consecutivo per i nerazzurri nati da Max Allegri, questa volta l'avversario principale non è stata la Juventus che conclude il campionato all'ottantesimo. Beh, questa è una Ludovica Paganata, fantastica questo omaggio. Comunque, Roma al secondo posto. Con 83 punti, Juventus non ottantesima, ma terza con 80 punti finali. E va benissimo così, ragazzi. Va benissimo così. C'è stata comunque una delusione nelle coppe. È un po' il contrario di quello che abbiamo visto a Londra. Londra era veramente un fallimento, quasi. Oserei definirlo quello in campionato, quello in Premier League, ma un successo e direi anche enorme, visto i risultati ottenuti in coppa. Qua invece è il contrario. È un Inter che con Allegri ha vinto come coppa la sola Supercoppa italiana. Però ha vinto 2 scudetti. Qui ci troviamo una finale persa in Coppa Italia. Ha perso anche la semifinale di Supercoppa Italiana ed è uscita
era arrivata addirittura in semifinale in Champions League contro il Bayern Monaco. Però a sto giro un solo ed unico protagonista, Lautaro Martinez, ed i suoi 40 gol in stagione. Numeri impressionanti da parte di Lautaro. Più passano gli anni, ma le prestazioni non cadono, non crollano, perché qui si continua a migliorare. 31 anni, Lautaro Martinez, 46 presenze, 11 alla panchina, 40 gol e 4 assist. Super stagione, quella del capitano. Pronto per iniziare la terza stagione, c'è un cambio. Dico, che succede? Allegri, tutto bene? Luis Enrique è nuovo allenatore dell'Inter. Andiamo però sulla storia degli allenatori e qui vediamo che Allegri non è stato licenziato, ma ha presentato delle dimissioni. Di mezzo alla nazionale, a 62 anni, Allegri dice: voglio abbandonare i club, voglio provare a godermi l'esperienza da CT della nazionale italiana di calcio. E una nazionale che è rimasta uguale alla realtà, quindi con il mondiale del 2006, quindi con l'europeo del 2021 e con sostanzialmente basta, perché questo insomma quello che ha offerto per la nazionale italiana è quello che non ha quindi ottenuto in questi anni. Non ha vinto l'europeo del 2024, non ha vinto il mondiale del 2026 e non si è portata a casa nemmeno la Nations League. Subito impegnato nella Nations League, non risultati perfetti, diciamo anche un girone un po' difficile. La nazionale però di Allegri, la nazionale italiana, non riesce a ottenere la qualificazione. La qualificazione la ottiene la Spagna, conquistando il primo posto con 13 punti. E questo è l'11 più utilizzato. Diciamo che non notiamo grosse differenze rispetto alla nazionale attuale. Secondo me le differenze sono sostanzialmente sulle fasce. Caillod, punto fermo. Udoge, calciatore che abbiamo visto recentemente proprio coinvolto con Spalletti Nations League, anche lui però diventato come punto di riferimento sulla fascia sinistra. Il 2029 è un anno quasi perfetto per la nazionale, a parte il pareggio contro la Scozia, percorso andamento perfetto nella qualificazione mondiali. Finalmente, dopo tanti anni, l'Italia, meritatamente, anche con un girone davvero semplice, riesce a prendersi un posto per i prossimi mondiali, per i mondiali del 2030. Mondiale 2030, gruppo K, prima partita, Capoverde, Italia. E trionfo per 3-0 la decidono Simone Pafundi e il new gen Marco Ciccarelli. La seconda partita contro Corea del Sud, Pafundi e capitan Tonali, è lui il capitano degli azzurri. Ultima partita contro la Slovacchia, corto muso Max, Simone Pafundi. Mamma mia che bomberone Pafundi con gli azzurri, perché è comunque trionfo, è qualificazione, l'Italia vince per 1-0. Un po' di sfortuna e un po' anche un ottimo Ecuador e una Italia non bellissima vedono l'Italia, gli azzurri di Allegri, uscire solamente però al secondo turno, ai rigori contro l'Ecuador. L'Italia esce dal mondiale. Sarà stata la delusione dell'eliminazione al mondiale? Sarà stato altro? Beh ragazzi, Max Allegri a 63 anni, dopo l'esperienza con la nazionale italiana, decide di ritirarsi. Abbandona l'Italia, abbandona il ruolo da CT, ma abbandona anche il ruolo da allenatore. Quindi si conclude qui questo experiment. Peccato un po' per l'epilogo, perché detto sinceramente a me è piaciuto molto in realtà. Molto di più rispetto a Pioli. Abbiamo visto risultati molto più convincenti, molto più belli, da parte di un allenatore che su FM davvero mi è capitato spesso di vederlo in difficoltà. Quindi sono anche contento per la fine delle decisioni, delle scelte che abbiamo preso, agevolato sicuramente da un Inter che aveva a disposizione tanti soldi, soprattutto al primo anno, ma bravo ad Allegri a confermarsi in un anno dove poi l'Inter ha speso zero. E stesso discorso possiamo dirlo con l'esperienza avuta al Chelsea. Peccato per la nazionale, perché con la nazionale non è andata veramente bene. Il mondiale, avversari davvero facili a girone, un avversario non impossibile al secondo turno, però insomma sappiamo che in quelle competizioni non si può sbagliare e la delusione è maggiore quando poi perdi contro un avversario non di altissimo livello. Però questo è il calcio e Max lo sa bene. Spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto, ne seguiranno altri nei prossimi giorni perché il canale YouTube non si ferma. Vi ricordo invece che le live torneranno presto, verso fine settembre, ma ormai ragazzi non manca tantissimo, quindi manca poco al ritorno, dove sono previste anche delle novità interessanti. Vi ricordo anche che se volete scaricare degli scenari particolari, del database, degli elementi grafici che possono arricchire le vostre carriere di FM, gruppo Discord, trovate tutte le info in descrizione. Ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao a tutti.